George era felice dovunque, sia in città che in campagna. Ma lo scoiattolo Jumpy si trovava veramente a suo agio solo tra i rami degli alberi. Guarda, c'è il tuo amico scoiattolo. Non lo so che cosa stanno facendo. Non ho guardato bene, guidavo. Una scimmia curiosa come George non sopporta l'idea di un mistero. Vuoi tornare indietro a vedere che succede, vero? D'accordo, ma mi raccomando, fa la brava scimmietta. Ciao, George! Però, per essere un cittadino, fila veloce come il vento. Ha visto un operaio sulla strada ed è curioso di sapere che faceva. Non l'avete saputo? Devono mettere un semaforo. Un semaforo qui, nel mezzo del nulla. Certo che il progresso non si ferma mai. Jumpy non aveva tempo. Doveva raccogliere ghiande per la sua provvista invernale. E ne aveva trovato un mucchio sul bordo della strada. Quei rami coprono troppo le luci. Ciao, ciao! Jumpy era sicuro di aver attraversato in quel punto. Ma che era successo? E cos'era quell'affare? Non c'era modo di tornare di là sani e salvi. George aveva scoperto che alla gente piaceva molto il rosso. Tutti si fermavano a guardarlo. Mentre il verde non piaceva a nessuno. Quando si accendeva la luce verde, andavano tutti via. Mentre il giallo, solo qualcuno rallentava per poterlo guardare con calma. Le luci cambiavano in continuazione. La gente non aveva abbastanza tempo per osservare i suoi colori preferiti. Così George pensò a un sistema più comodo per tutti. Realizzò un lato dedicato alla luce verde per tutti quelli che la gradivano. Un lato giallo per chi preferiva quel colore. E un lato rosso, che secondo lui sarebbe stato quello più apprezzato. George di solito adorava le visite degli amici. E nel caso di Bussola e il piccione, erano sempre visite a sorpresa.
A George piacevano molto gli uccelli e a Bussola piaceva molto qualunque cosa fosse George. George pensava di saper imitare benissimo i piccioni. Va tutto bene, George? Oh, ora non muoverti, torno subito da te. Per una volta George non ebbe problemi a fare come gli era stato detto, finché non tornò l'uomo dal cappello giallo con del burro. Il burro è per il tuo piede, George, non per il pane. Coraggio, riprova adesso. A questo punto dovrò chiamare i vigili del fuoco. Loro hanno gli strumenti adatti per qualsiasi situazione. Allarme, ragazzi! Qualcuno è rimasto incastrato in una scimmia sul balcone! In una scimmia sul balcone? Ma perché capitano tutte a noi? Allora non è in una scimmia sul balcone, ma in realtà è una scimmia che è rimasta bloccata sul balcone. Come stai, George? Ah. Non deve essere piacevole. Bene, l'unica è ricorrere alla sega. È la sedia che vuole tagliare. Io invece userei il divaricatore. In questo modo allargheremo le sbarre e tu potrai liberarti. Ecco fatto. Un'altra missione compiuta per i vigili del fuoco. Sai che soddisfazione. Aha. Bravo, George! Ti andrebbe di regalare il tuo disegno ai vigili del fuoco in segno di gratitudine? Cerchi! Si è di nuovo liberato dal collare? Già, sarà almeno la decima volta soltanto questo mese. È un artista della fuga, solo con le orecchie lunghe e la coda. Vuol dire che terremo gli occhi aperti. Starà benissimo appeso dentro. Già, è un piccolo capolavoro. Vieni, George, ora dobbiamo andare. Perché non lo lascia qui? Ci farà da mascotte. D'accordo, allora divertiti, George. E non combinare disastri, va bene? Mascotte. George non vedeva l'ora di provare le attrezzature dei vigili del fuoco. George! Ehi, ragazzi, avete visto George? No, quassù ci siamo soltanto noi. Allora c'era una stanza all'altra estremità di quel palo. Allarme, ragazzi! Un cane è rimasto bloccato su un albero! Oh, quel George! L'abbiamo trovato! Ciao, George! Ehi, abbiamo trovato George! Ma come avrà fatto ad arrampicarsi lassù? Io mi chiederei perché capitano tutte a noi. Tante pozzanghere. Una palla di gomma. E una scimmietta felice. La ricetta perfetta per divertirsi al massimo in una giornata piovosa in campagna. George aveva perso la sua palla.
ma aveva trovato qualcosa di cui non si era mai accorto prima di allora. Una grotta. Giorgio non sapeva molto sulle grotte, ma sapeva una cosa sul fatto di ritrovarsi al buio. Che non si vede quasi niente in quelle condizioni. Come avrebbe ritrovato la sua palla? Adesso forse ho capito. Oh, ciao, George. Ti va di aiutarmi a preparare la mia famosa torta alla banana? Accidenti! George voleva che Jumpy l'aiutasse a ritrovare la palla. Peccato, non sapeva cosa si perdeva ad essere così pauroso. Quella grotta sembrava un vero parco giochi per George. Con una semplice torcia elettrica riusciva a dare vita alle ombre. E anche a trasformarsi in un gigante. Di colpo la grotta gli apparì molto diversa. Per la prima volta George ebbe davvero paura del buio. Al sicuro nella sua cameretta, George fu di nuovo felice. Sapeva di non dover più tornare in quella grotta spettrale. Buonanotte, George. George, sei tu? Ah, devo aver dimenticato di spegnere la luce. Ho dimenticato di spegnere anche tutte queste luci. George era sempre andato pazzo per il panorama e i rumori della campagna. Anche i sapori della campagna erano piacevolissimi, specialmente quello del miele fatto in casa dei signori Rankins. Sei pronto per assaggiare il primo miele prodotto quest'anno, George?
Ho messo nella busta il pane fatto in casa da mangiare con il miele. Buon appetito! Se c'era una cosa che George amava di più al mondo, era mangiare il miele insieme a del pane appena sfornato. Ma quell'ape non lasciava che si gustasse la sua merenda in pace. E ora dove andava tanto di fretta? Cosa poteva esserci di più interessante del suo pane e miele? George si chiedeva come potesse muoversi un fiore se non c'era un filo di vento. Saltare da un fiore all'altro non era così piacevole come mangiare un panino col miele. Chi poteva essere così cattivo da rubare la merenda a una scimmietta? Un orso. George non aveva mai visto un orso aggirarsi da quelle parti prima di allora. L'ape tornò da lui. Forse voleva fare amicizia. Beh, quell'ape ha pensato che tu le volessi fare del male, George. Le api pungono solamente per difendersi. Ora mettiamo un po' di ghiaccio sul dito e vedrai che starai meglio. Vuoi degli altri cereali? Ma se li hai mangiati a colazione? George, è stata l'ape a pungerti. Non è stato un orso a pungerti. Comunque, nessuno ha visto un orso in questo bosco da almeno 20 anni. Ma George non aveva dubbi. Aveva visto un orso in carne e ossa. Ehi, ciao, George! Bill sapeva sempre tutto. Forse sapeva qualcosa dell'orso. Una fantastica imitazione, George. Lo sai che nessuno vede un orso da queste parti da almeno 30 anni? George aveva lasciato le api in pace. Perché loro non facevano lo stesso? È solo un'ape domestica, George. Ehi, un intero sciame va verso il mio cortile! Accipicchia, ma quando l'hanno costruito? Devo immediatamente mandare via quelle api. Non voglio che facciano male ai coniglietti. George? George? È una bella giornata, George. Come mai non stai fuori? Dai, aiutami a innaffiare le bocche di leone. Sono in fiore. Hai paura di essere punto di nuovo? Io devo andare a casa dei signori Rankins. Magari potresti venire con me. Sapranno come aiutarti. C'erano solo due cose che potevano convincere George a fare il bagnetto: le bolle di sapone e il salterino, il ranocchio più divertente del mondo, che faceva le bolle di sapone più fantastiche che George avesse mai visto in vita sua. Un bagnetto non era un bagnetto senza di lui. Guarda, guarda, è questo chi ce l'ha messo lì? Ma? Oh.
George! Ho ritrovato la tua barchetta. Era nel freezer. George, se ti prendessi più cura dei tuoi giocattoli, forse non ne perderesti la maggior parte. Sei pronto per andare al parco? Sei felice di aver ritrovato la barca, George? George? Anche Charky voleva giocare col fango. George, è ora di andare a mangiare a casa. Che ne diresti di pulirti un po' prima di andare via? Resteremo qui tutto il giorno se continuate così. Bene, puoi pulirti a casa. Ecco fatto, George, il pranzo è... pronto. George, devi lavarti prima di metterti a tavola. Vai a farti un bagnetto veloce, io ti aspetto. C'erano solo due cose che potevano convincere George a fare il bagnetto, le bolle di sapone e... Salterino il ranocchio. George si chiedeva dove fosse finito. George? George, come mai ci metti così tanto? Rimetterai a posto la tua stanza dopo che ti sarai lavato e dopo che avremo pranzato. Salta dentro. Ho capito. Vuoi essere lanciato come una palla di cannone. Forza! 1, 2, 3, pronti in acqua! Mi fai il solletico così. Senti, lo so che hai fatto il bagnetto stamattina, ma sei pieno di fango, George. Ehi, guarda quante bolle! Bolle di sapone! Ma... George non avrebbe mai fatto il bagnetto senza Salterino. Doveva essere lì da qualche parte. George! Oh. E George non voleva assolutamente ammettere di aver perso un altro dei suoi giocattoli. Doveva essere lì, da qualche parte. George! Come gli uccelli al mattino presto cercano di prendere i vermi, così la scimmietta al mattino presto cerca di prendere... i pesci. A più tardi! Tutti i pescatori raccontano le loro avventure, ma George voleva testimoniarle con delle foto. Oh, sei vestito come un perfetto marinaio. Hai la macchina fotografica? Oggi comincio a fare l'inventario annuale di tutte le specie animali che vivono qui nel laghetto. E tu, George, sei il fotografo ufficiale. Io trovo i campioni e tu li fotografi. George, una trota arcobaleno di 30 centimetri. Fotografala così la rimetti in libertà. Dovranno tutti tornare nel loro habitat. Thank you.
Oh, ah, ci picchia. Oh, oh, questo qui deve essere enorme. Tieni pronta la macchina fotografica. Oh, 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 ah, ci picchia. Oh, ah. Beh, no, questa qui non la rimetteremo nell'acqua. Ma se dovessimo pescare il resto dell'orchestra, ci servirà una barca enorme. Ah, eccezionale! Oggi abbiamo lavorato bene. Non sai mai che cosa può trascinare nel lago un forte acquazzone. Oh! Beh, la gabbietta la prenderemo domani. Oh, caspita, che cosa hai trovato di bello? Quella lì è un'anguilla americana. Non ne avevo mai vista una qui prima d'ora. Devi assolutamente fotografarla. È un esemplare raro. Deve essersi persa mentre scendeva lungo il fiume per raggiungere il mare aperto. Potrai farle una fotografia domani. E poi ci assicureremo che vada nella direzione giusta questa volta. La mattina successiva, George uscì molto presto. Voleva assolutamente fotografare quell'anguilla rara. Oh, mi dispiace, George. Una balena si è persa proprio dove il fiume si mette nel mare. Devo andare a dare una mano. L'anguilla rara la cercheremo domani. E là, George. Il signor Quint ha detto che avete visto un'anguilla proprio qui, in questo lago. Ma le anguille non vengono mai in questo lago. Voglio prenderla e portarla a casa mia. Vuoi essere tu il fortunato che la prenderà, non è così? Sì, d'accordo. Allora faremo una gara. Vado a prendere il mio equipaggiamento. Giorgio voleva impedire a Bill di prendere quella povera anguilla e portarla a casa. Doveva prenderla prima lui. Il signor Quint si era portato via gli attrezzi per la pesca, quindi George doveva costruire da solo una canna da pesca e in fretta. La canna da pesca scivolava via dalle mani. Era una bella giornata d'estate e George accompagnava l'uomo dal cappello giallo alla metropolitana. Scusa se vado di fretta, ma sono un po' in ritardo. George! Almeno prima c'era. Ma poi si era fermato a guardare qualcosa di meraviglioso. Oh, eccoti qui. Hai visto un bel giocattolo? Come? Ce l'hai già un dinosauro come quello? Ti piace il forno? Non aveva mai avuto un gioco che preparava i dolci. Tanti dolci caldi e deliziosi. Mi dispiace, è troppo caro. Ti ho già comprato un gioco molto costoso la settimana scorsa, ricordi? Senti, ne possiamo parlare un'altra volta? Sono in ritardo al lavoro. Mi dispiace, non puoi comprare ogni giocattolo che vedi. Fa la brava scimmietta!
Se non glielo comprava l'uomo dal cappello giallo, se lo sarebbe comprato da solo. Tutto quello che gli serviva era un lavoro per guadagnare qualche soldino. Però oggi al signor Glass non serviva un lavavetri. Allo chef Pischetti non serviva un lavapiatti. In certi giorni nessuno ha bisogno di una scimmietta in gamba. Sono convinto che la nuova vetrina attirerà un mucchio di clienti, papà. Di qua mettiamo la palma, di qua i palloni e le collane di fiori un po' dappertutto. Sì, devo dire che mi piace. Hai avuto un'ottima idea. Dammi qualche ora per recuperare il materiale. Appena torno sistemo tutto. Mi servirebbero un altro paio di mani mentre non ci sei. Se avessi altre due mani saresti come George. Certe volte farebbe comodo avere un assistente con quattro mani. Un assistente con quattro mani. Finalmente qualcuno aveva bisogno di una scimmia. Il fruttivendolo sarebbe stato felice del suo aiuto. E lui forse avrebbe potuto comprare quel forno il giorno stesso. Scusi, lei lavora qui? Ah, bene. Vorrei scegliere delle belle banane. Mi aiuterebbe? È importante che siano molto dolci. Sa, devo preparare una torta per la mia mamma. Se c'era qualcuno in grado di trovare delle banane dolci, quello era George. No, quelle non andavano bene. Poco mature. Che ne dice di quel casco che vedo proprio dietro di lei? No, non ho detto queste qui davanti. Parlavo di quelle dietro. Magari proviamo quelle ancora più dietro. Grazie! È il miglior servizio che abbia mai avuto in un negozio. I miei complimenti. Una scimmia curiosa come George è sempre in cerca di cose nuove da scoprire. E il museo è un posto molto indicato per queste cose. Per esempio, una piccola parte di un oggetto può essere molto diversa dal suo intero. Ciao, George! A quanto vedo, ti interessa la nostra nuova mostra sui dinosauri? Questo ti lascerà a bocca aperta. Fra poco esporremo al pubblico uno scheletro di stegosauro che abbiamo appena ricevuto. Cercare ossi di dinosauro sembrava proprio un lavoro affascinante. Il museo dava sempre a George molte cose su cui riflettere. Invece Charky pensava sempre solo a una cosa. Giocare. Aveva scoperto un osso. Gli sarebbe stata utile la lente di ingrandimento, ma ormai Charky chissà dove era arrivato. Oh,
Non poteva permettere che Charky lo masticasse. Poteva essere l'osso di un dinosauro che si era perso durante il trasporto al museo. Allo stegosauro, però, non mancava niente. Neanche al triceratopo. E nemmeno al tirannosauro. Se non era l'osso di un dinosauro, di che cos'altro poteva essere? Per fortuna all'ingresso c'erano sempre i biscotti di Handley. Buongiorno, George. Lasciami dormire altri 5 minuti, per favore. Venite di corsa! Queste montagne russe vi faranno andare in alto e poi giù come schegge attraverso vorticosi tornanti a 110 km l'ora! Coraggio! Venite nell'isola Rizzani e provate il brivido montando sul pitone Turbo 3000! Ve lo ordina il capitano! Beh, la cosa sembrerebbe molto eccitante, George, ma purtroppo oggi abbiamo tante cose da fare. Io devo passare da... Stavo dicendo che mi vesto in un secondo e passiamo una giornata di completo svago nell'isola di Zani sul pitone Turbo 3000. Mi raccomando, non mangiare tutte le liquirizie insieme, capito? Eh? No. Ciao, Steve. Betsy? Ciao, anche voi qui? Ehi, ragazzi, avete già fatto un giro sul pitone Turbo 3000? Noi ci siamo stati 9 volte oggi, un vero record. È così divertente? Ha urlato come un pazzo tutte e 9 le volte. Ci andremo tutto il giorno, voi venite? Erano tutti elettrizzati all'idea di salire sul pitone Turbo 3000. Tutti eccetto l'uomo dal cappello giallo. Aveva paura di andare sulle montagne russe. Si ricordava della prima e ultima volta in cui era stato sulle montagne russe. Era successo molti anni prima, quando era solo un ragazzo dal cappello giallo. Che bello! Da quel giorno, le montagne russe lo rendevano inquieto. Ora sono un uomo adulto e non ho alcun motivo di avere paura di salire sulle montagne russe. Vai e divertiti, George. Ho una gran sete. Ehi. Mi dispiace tanto, ma tu non puoi salire sul pitone Turbo 3000. Beh, dovresti essere alto così, lo vedi il segno? Non lo sei. Mi dispiace, amico. Questo vale anche per te, figliolo. Cosa? Ti dispiace se ci andiamo senza di te? Ti dispiace? Oh.
dispiace, è la cima della testa che deve arrivare al segno e non la cima del cappello. Dovrai ancora crescere un po' prima di salire là sopra, piccolo amico. George si chiedeva esattamente quanto sarebbe dovuto crescere ancora. Ma quando si misurò con la sua mano, la sua altezza arrivava al segno. Era cresciuto davvero in fretta. Tu non hai capito come si misura, se soltanto avessi un metro qui con me. Ecco, guarda. 1, 2, 3, 4, 5. Il segno si trova 5 bastoncini di liquirizia di altezza e tu sei alto 1, 2, 3, 4 bastoncini di liquirizia. Devi ritornare quando sarai alto 5 bastoncini di liquirizia. Nel frattempo, goditi il resto del Luna Park. C'era aria di primavera. Non c'è niente di più elettrizzante per una scimmia dell'aria di primavera. Per mantenere ordinato l'ingresso del palazzo, Andley doveva sempre tenere d'occhio George. Andiamo, George! Magari avessi la tua energia, George. Andley, anche solo a guardare George, si stancava. Ciao, professoressa Wiseman. Ciao, che cos'hai con te, George? Quello è il tuo dinosauro preferito? Oh, certo, è quello il tuo preferito. Ma sono identici. Sono le ossa che stanno dentro a quello che ora hai in mano. Proprio come le ossa che sono dentro di te. Toccati il braccio. La parte dura? Beh, quello è un osso, cioè il tuo scheletro. Appena seppe che ne aveva uno davanti agli occhi, George volle vedere lo scheletro del T-Rex ancora più da vicino. George, fermati, è pericoloso, scendi! Stai bene? George aveva sempre voluto andare in ambulanza, ma così non era divertente. In ospedale il dottor Baker decise che bisognava fare una lastra ai raggi X della gamba di George. Vedi, è una frattura. E dobbiamo ingessarti la gamba. L'ingessatura impedirà alla gamba di muoversi finché l'osso non tornerà a posto. Ehi, quello sembrerebbe George. Andley sapeva cosa doveva fare quando sentiva quel nome. Difendere l'onore dell'ingresso del palazzo. Oh, povero piccolino, adesso sta bene? Sì, ma dovrà stare a completo riposo per una settimana. Niente salti, niente chiasso. Andley non era sicuro che quello fosse davvero George. Oh, ciao! Hai una visita, George.
Era George, non c'erano dubbi. Nessuno nel palazzo aveva quell'odore. È permesso? Handley per caso è qui? Sì, siamo nella cameretta di George. Lo sa, giù all'ingresso Handley presta le sue attenzioni a George più che a chiunque altro. È una grande amicizia. Handley potrebbe tenere compagnia a George mentre lei è al lavoro. Gli darà un permesso per assentarsi dall'ingresso. George, ti piacerebbe che Handley badasse a te durante il giorno? George considerava la piccola casa di campagna un posto stupendo. Ma si domandava come sarebbe stato avere un posto grande e lussuoso. Come un castello. George, guarda cosa ho trovato. Il mio vecchio album di foto. Oh, quel bambino sono io. Beh, comunque queste foto mi hanno ricordato che è una vita che non vado al mare. Ti piacerebbe andarci? Potremmo fare un bel castello di sabbia. Non so se riusciremo a fare un castello imponente come quello, ma nessuno potrà impedirci di provare. Oh? George? Ho capito, non vedi l'ora di andare al mare. Durante il tragitto, George aveva lavorato sul progetto del castello. Voleva che fosse perfetto. George, siamo arrivati. Ah, si sente la salsedine. George! George non aveva immaginato che ci volesse tanto spazio per costruire un castello. Con tutto quello spazio, poteva essere davvero enorme. George, aspettami! Non appena hai una buona idea per il castello, dimmelo. Non voleva costruire un banale vecchio castello. George ha detto di aver costruito un castello di sabbia qui da qualche parte. Caspita! È veramente il castello di sabbia costruito da George? Hello? C'è qualcuno in casa? George! Sono io! Questo è in assoluto il più bel castello al mondo che una scimmia abbia mai costruito prima d'ora. Adesso sapeva esattamente come doveva essere il suo castello e voleva che fosse una sorpresa. Oh, vuoi fare un castello come quello? Tu vuoi costruire un castello in questo punto e vuoi che io ne costruisca uno laggiù? Così sarà una sorpresa per tutti e due, e questa è la tua idea? Ok, mi sembra divertente. Servono un secchiello e una paletta per fare un castello. George era convinto che avrebbe dovuto costruire tutto con le sue mani. Con quegli attrezzi sarebbe stato molto più facile. Potrei darti qualche suggerimento. Oh, d'accordo. Io vado dall'altra parte della duna, così non potrai vedere quello che costruisco.
Il castello di George doveva essere una grande sorpresa, molto grande. Prima di tutto fece una traccia che indicava dove doveva alzare le mura. Poi decise dove doveva mettere la porta. Bisogna sempre sapere da dove si esce in caso di incendio. E poi veniva la parte più semplice. Costruirlo. Un pomeriggio d'estate. Il momento migliore per giocare a Trova il piccione. Adesso basta giocare, George. È l'ora delle pulizie. Sistema la stanza e poi cercherai bussola. Del bagno, George. No, non credo che quella sia la vasca adatta, George. Quella lasciamola ai piccioni. Coraggio, è ora di lavarsi i denti e andare a letto. Forza. Anche se essere una scimmia era la cosa più bella del mondo, bisognava ammettere che i piccioni non avevano tanti obblighi. George, è ora di pulire la tua stanza, fare il bagno, lavarsi le orecchie, pulirsi i denti, andare a letto, svegliarsi, prepararsi la colazione. George! Fu così che la mattina seguente George decise di vivere da piccione. Il problema è che gli uccelli avevano lo strumento adatto per beccare. Stare dietro ai piccioni non era facile se si era sprovvisti di ali. In più, loro non dovevano aspettare il verde per attraversare. George aveva perso i suoi amici. Se volevi essere un piccione, allora dovevi saper volare. Essere un gatto sembrava molto più facile che essere un piccione. Questa sì che era vita. Nessuno costringeva Polpetta a pulire la sua stanza. E poi i gatti potevano fare il bagno dovunque volevano. E quando volevano. Fare il bagno così andava benissimo. Se non ti davano fastidio i peli in bocca e la faccia un po' appiccicosa. Forse neanche essere un gatto era l'ideale per George.
Qui dentro c'erano un sacco di animali che non dovevano pulire la propria stanza né lavarsi i denti. Uno di questi sarebbe stato sicuramente quello adatto, come il camaleonte. Lui poteva cambiare colore a piacere. Con le belle giornate, George era sempre contento di lavorare nel giardino. Ora la terra è abbastanza morbida. Coraggio, al lavoro! Fa le buche belle profonde, non vogliamo che le radici si secchino. George era uno scavatore professionista, ma questa volta vide qualcosa che non aveva mai notato. C'erano degli esseri viventi in quella terra. Aspetta, fermo, dove vai? Dove vuoi portare quei vermi? George, ci siamo già passati una volta. Ti ricordi la tartaruga? Si ricordava bene della tartaruga. Fu quando andò per la prima volta a fare il bagno con Bill nel lago Wanasink. Tieni, prendi! Riesci a vederlo? Metti sotto la testa e dai un'occhiata. Non aveva mai immerso la testa in un lago prima di allora. E il suo primo tentativo non fu dei migliori. Ehi, calma! È tutto a posto? Quando vai sott'acqua devi trattenere il respiro, vedi? Così. Capito? Adesso provaci tu. Sei stato bravo. Di un po', l'hai trovato? La gente di città. Se vuoi riuscire a vedere, devi tenere gli occhi aperti. Tieni, usa la mia maschera. Con questa l'acqua non arriva sugli occhi, così puoi tenerli aperti. E mi raccomando, preparati a una bella sorpresa. Sai, là sotto è pieno di animali. Bill aveva ragione. C'erano così tanti animali diversi che sembrava quasi uno zoo. Che esperienza! Che cosa ti avevo detto? È bellissimo, non trovi? Per loro è normale, vivono lì come noi viviamo qui. Alcuni animali respirano in acqua così come noi respiriamo sulla terraferma. Oh, devo andare a consegnare il giornale. Tu rimani pure qui. E se ti serve qualcosa, chiedi al signor Quinto. Le tartarughe vivono sulla terra, come le persone e le scimmie. Sapeva di dover trattenere il respiro? George no, ed era sicuro di essere più intelligente di una tartaruga. Così cercò di insegnarle quello che aveva imparato, ma poi capì che era inutile. Le tartarughe non hanno i pollici. Quindi, per il suo bene, le disse di rimanere fuori dall'acqua. George era così occupato a badare alla tartaruga che non aveva tempo per cercare il frisbee. Ma perché era così testarda? All'improvviso fu tutto chiaro. Doveva entrare in acqua per lavarsi. George aveva giochi per l'estate e giochi per la neve, ma non ne aveva nessuno per il freddo.
Non c'erano neanche uccellini da guardare. Ma per una scimmia anche la giornata più noiosa si può risolvere con una visita ai coniglietti. C'era stata un'evasione di massa di conigli. Ehi, George, che succede? Ho capito, sei venuto a cercare i conigli. No, non ti preoccupare, li ho portati dentro al calduccio. Ma fortuna che sei venuto. Noi dobbiamo andare dalla nonna. Mi puoi fare un favore mentre io non ci sono? George sapeva che Bill gli avrebbe chiesto di prendersi cura dei conigli e lui non vedeva l'ora. Avrebbe preso dei film che piacciono ai conigli e qualche bel gioco in cui potevano vincere e gli avrebbe fatto vedere il suo libro sui conigli. Devo portare tutti i coniglietti dalla nonna per il resto dell'inverno. Fuori fa troppo freddo e i miei genitori non vogliono che li tenga in casa. La nonna invece ha una casa molto grande dove possono restare tutto l'inverno. Così, dicevo, se vuoi farmi un favore, dovresti dar da mangiare allo scoiattolo tutti i giorni. Che dici, ti va? Di questi tempi non è molto facile trovare ghiande in giro e non voglio certo che soffra la fame. Ci vediamo presto! A George vennero in mente le belle giornate appena passate. Perché tutte le cose divertenti devono scomparire per colpa di una sciocca stagione? Non avrebbe permesso che l'inverno rovinasse... rovinasse il suo inverno. E adesso stava per dimostrare che l'inverno non poteva impedirgli di fare tutto quello che voleva. Anche se ogni tanto l'acqua gelata può indurre a qualche ripensamento. George, sono tornato. Ho comprato dell'ottima cioccolata. Vieni. Ma che fai? Hai un piede congelato e lo immergi nell'acqua bollente? Fuori fa troppo freddo per giocare. Ecco che arriva una buona cioccolata. Il giorno seguente sembrava essere il più freddo dell'anno. Non dimenticare la sciarpa. Ma George era sempre convinto di poter fare quello che voleva e divertirsi. Divertirsi a tutti i costi. Aveva vinto. Si divertiva come se l'inverno non fosse mai arrivato. Era un giorno speciale per George. C'era in programma una visita al museo, ma prima sarebbero passati da Pischetti per una dolcissima delizia. Sta tranquillo, non ci scappano mica. Cannoli, un croccante rivestimento con uno squisito ripieno di ricotta.
Hai visto? Sono due giusto per noi. Ehi, Polpetta! Hai una casetta nuova adesso. Se sono i cannoli che stai cercando, abbiamo appena venduto gli ultimi due. Ah, mi dispiace. Non ci saranno altri cannoli per oggi. Sono troppo arrabbiato. Ma cosa è successo? Si tratta di Polpetta. È entrata di nascosto nel ristorante, ha graffiato tutti i sedili. Insomma, ha combinato un vero disastro. Ecco, guardi qui che cosa ha fatto. E tutti lì a farle le coccole. Ma quanta bella questa gattina. Adesso guardi quanti danni. A questo punto Polpetta non potrà più stare nel mio ristorante. Ho visto la casetta che le ha costruito, è davvero molto carina. Grazie all'idea di aggiungere anche un secondo piano. Ecco, questa è Polpetta che adesso vuole entrare di nuovo. Io mi sento così male. In realtà lei vuole entrare solo perché tu glielo hai proibito. Io la conosco, lo fa apposta. Questa cucina è un vero disastro. Ho paura che non ci saranno più cannoli finché il problema non sarà risolto. Ferma lì! Torna fuori! Oh, non preoccuparti. Vedrai che presto risolveranno il problema. Al museo, George era troppo distratto per concentrarsi. Professoressa Wiseman. Salve, benvenuti alla mia nuova mostra. Si chiama Come i maggiori scienziati hanno avuto le loro grandi idee. Questi sono i ritratti di alcuni famosi scienziati. Isaac Newton, Benjamin Franklin, Marie Curie e Albert Einstein. Se si impara a pensare da scienziati, si può arrivare a risolvere qualunque problema. E Giorgia aveva un problema. Voleva un cannolo. Vedi, gli scienziati hanno sviluppato un metodo per risolvere i problemi. Loro osservano, raccolgono informazioni. E se quelle informazioni non bastano per giungere alla soluzione, allora ne cercano delle altre. Oh cielo, chiedo scusa. Giovanotto, scendi subito da lì. A quel punto George si chiese cosa avrebbe fatto uno scienziato che, oltre a essere una scimmia, fosse rimasto senza cannoli a causa di un gatto. Mi chiedo, ma le cose saranno andate davvero come tuo amico cuoco ti ha raccontato? Tu devi riflettere bene su ciò che hai osservato. George aveva visto Polpetta graffiare la porta, ma avrà graffiato anche i sedili? Ciò che hai osservato non conferma certo la versione dei fatti raccontata dal tuo amico cuoco. Se Giorgia avesse potuto provare l'innocenza di Polpetta, Pischetti sarebbe stato contento e lui avrebbe avuto i suoi cannoli. Oh, anch'io adoro i cannoli. George doveva condurre altre osservazioni. L'uomo dal cappello giallo e George andarono a far visita alla professoressa Wiseman. Salve, ragazzi. Questa è la bozza finale del mio ultimo libro. Ti dispiacerebbe leggerla per vedere se ci sono degli errori? Oh, non c'è problema. Di che cosa tratta? Di numeri. L'ho intitolato È necessario il 7? Confesso che è una cosa a cui non avevo mai pensato, ma per questo tu sei un genio? Sta attento, quella è la mia unica copia. La proteggerò come se fosse la mia scimmia.
Sono praticamente due giorni che ci stai giocando. Quando sarà il mio turno? Vuoi che rinunci alla possibilità di battere il record soltanto perché tu vuoi giocare? Ecco, sì. Ciao, Betsy, Steve, Charky. Ciao. Che cos'hai lì? È un libro della professoressa Wiseman sulle sequenze di numeri e sulla loro logica. Ah, Betsy è ancora giovane per capire certi paroloni. Non è vero! E che significano allora? Ecco, beh, te lo saprò dire dopo aver letto il libro. Charky vuole continuare la passeggiata! Ciao! Oh, com'è bella questa frutta! È stata appena colta, non se la faccia sfuggire. Ehi, ma che fai, George? Mettiamole nella busta. Ehi, George, ma dove vai? Aspettami! Non vede proprio l'ora di mangiare un po' di quella frutta. È intelligente. È anche veloce, è meglio che si sbrighi. Ehi, ma dove corri? Mi vuoi aspettare? Ah, adesso finalmente potrò leggere il libro della professoressa Wiseman. Ma... aspetta, dov'è il libro? Oh no, ma dove sarà finito? Io l'ho tenuto in mano tutto il tempo! Hai ragione, l'ho appoggiato per terra per imbustare la frutta. Andiamo! Tu sei sicuro che l'abbia appoggiato qui? Chiedo scusa, ha forse trovato una busta grossa così qui fuori? No, mi dispiace. Oh, se l'avessi perso, la professoressa Wiseman stavolta mi avrebbe tolto il saluto. Io non l'avevo proprio vista. È in gamba la scimmietta. George era felice di essere stato utile, specie dopo aver avuto in premio una prugna. L'uomo dal cappello giallo tornò a casa, ma George restò lì per rendersi utile e ottenere altre ricompense. Quella signora aveva dimenticato un pacco ed ecco l'occasione per guadagnare un altro premio. George aveva scelto la persona giusta da aiutare. La signora, infatti, aveva dimenticato un altro pacco. Andley non capiva cosa stesse facendo George, ma visto che se ne stava andando, di qualunque disastro si trattasse, stavolta non sarebbe successo qui. Nel frattempo, George cominciò a pensare a quanto fosse fortunata quella signora ad avere una scimmia che badasse a lei. Dato che continuava a dimenticare di tutto. Portare in casa un tappeto nuovo è sempre un compito difficile, anche per un uomo aiutato da una scimmietta. Quindi George era ben felice di avere l'uomo dal cappello giallo pronto ad aiutarlo. Allora, George, io lo alzo da una parte, tu però fai in modo che non tocchi per terra, d'accordo? Va tutto bene là dietro! Attento, adesso lo metto giù, eh! Ah. Oh, grazie, George! Lo sai, sono veramente felice di questo acquisto. A George piaceva quella specie di grosso tubo nel soggiorno. E gli piaceva anche steso per terra. La professoressa Wiseman aveva proprio ragione. È stupendo questo tappeto.
Ora farò una foto per mandargliela. Oh, ma non è possibile, ho dimenticato di comprare le batterie. Faccio un salto in città, tu fa la brava scimmietta. Che bel tappeto! Alle scimmie, trasportare un tappeto faceva sempre venir voglia di succo d'uva. Di tanto succo d'uva. Il tappeto era così piacevole da calpestare. E probabilmente sarebbe stato bello anche saltarci su. Che disastro! George doveva assolutamente mandar via quella macchia. E adesso? Sapone! Il sapone pulisce qualunque cosa. Quindi più sapone, più pulizia, giusto? E il bagnoschiuma avrebbe anche profumato il tappeto. Forse questo era un po' troppo sapone. Così era perfetto. Però mancava ancora qualcosa. L'acqua. Aiutarla. Ecco, io vorrei quello sgabellino. Starebbe benissimo sul mio stupendo tappeto nuovo. Anana, aspetti, forse è meglio di no. Sì, ho paura che rovinerebbe il mio stupendo tappeto nuovo. Oh, posso pensarci io. Sostituirò le zampe con qualcosa di più adatto alle sue esigenze. Ci vorrà solo un minuto, si metta comodo. Ah, non vedo l'ora di vedere che effetto farà sul mio stupendo tappeto nuovo. Le ho già detto di avere comprato un tappeto nuovo? Adesso George doveva eliminare tutta quella schiuma per vedere se la macchia era davvero scomparsa. George aveva ritrovato il suo bicchiere, altrimenti chissà che disastro avrebbe fatto il succo d'uva. Il succo d'uva evidentemente aiutava a pensare, perché ricordò l'allagamento della cantina del signor Rankins. Quella per George era una giornata perfetta. Mangiava, leggeva e non aveva altro di meglio da fare. Eppure forse qualcosa da fare ce l'aveva. George, non mi avevi promesso di rimettere a posto la stanza? Se lasci sempre tutto in mezzo, qualcuno si potrebbe fare male. Oh, 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 oh. Oh. Fortuna che c'era qui il muro a fermarmi. Adesso, per favore, metti tutto a posto. Quando rientrerò dal lavoro, trascorreremo la serata nel nostro soggiorno bello e in ordine. Scivolare sulla macchina sembrava divertente, a parte lo schianto contro il muro. Ah!
Se era divertente con una macchinina, figuriamoci con due. George voleva assolutamente far vedere le sue nuove autoscarpe a qualcuno. Già si immaginava la faccia che avrebbe fatto Andley. No, non era quello che si aspettava. E inoltre Andley non voleva impronte di scimmia sulle porte appena pulite. George non sapeva come fare per girarsi e tornare indietro. No, no, così non va. Abbiamo ordinato troppi pattini. La gente non li compra. Come facciamo a convincere i ragazzi che sono divertenti? Che ne diresti di organizzare una dimostrazione gratuita con una scimmia sui pattini? Ma certo, come no. E dove pensi di trovarla una scimmia che va sui pattini? Questi te li regaliamo, a patto che vieni a usarli davanti al negozio ogni volta che puoi. Sarà meglio dargliene anche un altro paio, a quattro piedi. Credevo che le scimmie avessero quattro mani, ma va bene, te ne regaliamo due paia. D'accordo. Adesso vediamo che cosa sai fare. Forse è meglio se si allena fuori dal negozio. Preso! Adesso vai a fare un po' di pratica, piccoletto, poi torna qui. Ciao! Bravissimo! Credi davvero che lo rivedremo? Se non ti fidi più neanche di una scimmia, di chi ti puoi fidare? A George piacevano i suoi pattini nuovi. Ma a che cosa servivano quegli affarini neri? Ancora una volta moriva dalla voglia di farli vedere ad Andley, soprattutto adesso che sapeva come fermarsi. Oh! Aspetti, lasci che l'aiuti. Andley, a te il comando. Una scimmia a rotelle non lo convinceva per niente. Ma un fiero bassotto tirato a lucido che pattinava. George aveva capito subito che cosa voleva Andley. Per una scimmia, vivere in una grande città può essere entusiasmante. Ma non sempre. Certe volte non ci farebbe male un po' d'aria di campagna. L'uomo dal cappello giallo sapeva bene quando era ora di andare in un posto meno trafficato. Fa un bel respiro e riempiti i polmoni con questa meravigliosa aria di campagna. Ah, è sempre bello tornare qui. Adesso puoi anche far uscire quell'aria, ce n'è dell'altra. Hai visto? Bill ha costruito una casetta per i conigli nel suo giardino. Vogliamo andare a vedere i conigli? Ecco fatto.
Ciao, Ted! Hai portato anche George? Come sapevi che eravamo noi? Un'intuizione. Lo sapete che ora ho dei conigli? Li volete vedere? George non aveva mai visto un coniglio da vicino. Allora che dici? Ti piacciono? Gli hai già dato dei nomi? Certo! Crespo, Bianchino, Neretto, Macchia, Orecchie Nere, Batuffolo e Herbert Nenninger. E quella là è la mamma. Vuoi accarezzarne uno? Quale, dimmi? Neretto, Bianchino? Ah, Crespo. Crespo è molto carino. Però devo spiegarti alcune cose sui conigli prima che tu possa accarezzarne uno. Oh, no! Devo andare a consegnare i giornali. Mi dispiace. Se torni domani te li faccio accarezzare tutti. Pazienza, vorrà dire che aspetterai fino a domani? George non resisteva più. Come si fa ad aspettare un giorno intero per accarezzare un coniglio? Che fai, esci? Fai il bravo, mi raccomando. George voleva tenere un po' di compagnia ai conigli finché non tornava Bill. Erano tutti così fermi, così tranquilli, così dolci. Conigli, conigli. Bill non si sarebbe arrabbiato se ne accarezzava uno, solo una volta, e facendo molta, molta attenzione. I conigli erano così immobili e tranquilli e veloci. Erano così veloci che quasi non si vedevano. Sicuramente troppo per accarezzarli. E assolutamente troppo per riuscire a farli tornare nella casetta. La mamma sapeva che non doveva uscire, ma George non voleva correre altri rischi. Per capire quanti conigli doveva ancora catturare, George decise di contare le loro ciotole. 7. Significava che ne doveva ancora riprendere 7. Perlomeno non potevano uscire dal giardino. Handley era fiero di essere un cane che non si distraeva facilmente. Era sempre concentrato sul suo lavoro. Anche se il portiere aveva altro da fare. Oh, che cosa c'è, piccolo? Hai ancora fame? Eh? C'è l'ascensore! Buongiorno. È una bella giornata, divertitevi. Buongiorno anche a te, Handley. Sì, ho capito a che cosa pensi e forse hai ragione. Handley pensava che con George là fuori, forse la città non sarebbe sopravvissuta. O peggio ancora, che sarebbe scoppiato il caos totale. Chissà che cosa vorrà mangiare questo bel cagnolino. Scommettiamo che ti leggo nel pensiero. I cani bassotto più intelligenti sono sempre i più incompresi. George aveva deciso di portare l'uomo dal cappello giallo a vedere dove aveva lavorato. Nella cucina del cuoco Pischetti. Ah,
che se rivede, Giorgio! Ieri mi è stato di grande aiuto, è stato bravo a ripulire un disastro che aveva fatto. Me lo immagino, è un esperto in disastri. Oh, mi dispiace, tesoruccio, ma oggi non ho nessun lavoretto da farti fare. Ah, forse ho trovato un mio amico, il signor Glass. Ho già bisogno di aiuto in città e tu saresti davvero perfetto per quel genere del lavoro. No, Giorgio, non ho tempo per accompagnarti fino in città. Magari un altro giorno. Oh, se proprio ci tiene, se lei è d'accordo, posso sempre accompagnarlo io. Va bene, allora siamo d'accordo. Mi prometti di comportarti da brava scimmietta? Il lavoro è nell'edificio che possiede il mio amico, il palazzo di vetro. Come ti ho spiegato, mi serve un lavavetri che possa salire su in cima senza avere le vertigini. È molto impegnativo. Oh, che è molto impegnativo, è vero. Ma guardi qui, signor Glass. Il mio Giorgio è un arrampicatore nato. È una scimmia, non si vede? Il lavoro è tuo. Le finestre devono essere tutte pulite entro le 2:15. Ce la farai? Qui c'è la corrente. Più un bel berretto. Ricorda, lavare i vetri è un lavoro serio. Vedo che sei molto preciso. Mi piacciono le scimmie professionali. E non impicciarti di quello che succede dentro. Chi è curioso si mette nei guai. Giorgia aveva promesso di fare il bravo, ma a volte le scimmiette dimenticano le promesse. Era difficile non guardare dentro, ma Giorgio era concentrato sul suo lavoro. Tammy, non ti avrei mai trovato qui dentro. Grazie tante, scimmietta dei vetri. Dopo una settimana nella città affollata, cosa c'è di più rilassante che passare una giornata in campagna? Va bene. A volte si rimane intrappolati nel traffico. E conviene pensare a cose rilassanti, come dar da mangiare alle anatre. Oh, mai visto tanto traffico. Ma la giornata non è finita. Diamo da mangiare alle anatre. Salve, signora Rankins. Qualcosa non va? I pulcini si sono allontanati. La mia gallina è molto triste. Se non li ritrovo prima che diventi buio, credo... Già, non rimane molto tempo. L'aiuterò io, signora. Tu darai da mangiare alle anatre, ok, George? Ma resta vicino al recinto. Non voglio che tu ti perda come i pulcini. Dar da mangiare alle anatre è rilassante come un massaggio. Ah, ah.
rompi lo scoiattolo, è molto agile. E ha un fiuto eccezionale per il cibo. Che meraviglia! George non aveva mai avuto delle anatre che gli nuotassero intorno prima d'ora. Se le anatre gli nuotavano intorno, significava che lui stava navigando il fiume insieme alle anatre. Gli sembrava quasi di essere un'anatra. Vediamo se i pulcini sono lungo lo steccato. Ehi, guardi, sono passati da qui. Potrebbero essere andati da qualsiasi parte. Forse sapranno ritrovare da soli la strada di casa. Giusto appunto. I pulcini ci stavano provando a tornare a casa, ma non erano in grado di farlo. Assolutamente. E a proposito di perdersi, George era troppo impegnato a fingersi un'anatra per accorgersi che si stava allontanando velocemente. Jumpy tentò di avvertirlo perché non voleva che il suo amico si perdesse con tutto quel cibo. Presto si ritrovarono in un posto che non avevano mai visto prima, il che incuriosì George. Jumpy pensò che dovevano saltare su una piccola barca sulla destra. O era sulla sinistra. E non era piccola. E non era nemmeno nel fiume. Ma Jumpy aveva nostalgia di casa. Guardare l'uomo dal cappello giallo che rientrava a casa era facile per una scimmia dall'occhio fino come George. Perché nessun altro era altrettanto giallo. Beh, quasi nessuno. Vederlo era magnifico. Ma vederlo con un regalo era ancora meglio. Ehi, ciao! Come vanno le cose? Hai fatto la brava scimmietta? Questa è la mia scimmietta. Aspetta, George! Quel regalo non è per te. Eh? È per il compleanno della professoressa Wiseman. Potrai vedere cos'è quando lo aprirà. Cioè, soltanto questa sera a cena. Per la cena mancava troppo tempo. Almeno una sbirciatina. Se davvero vuoi scartare qualcosa, vieni in cucina. Ecco qui, fa finta che la buccia sia la carta di un regalo. Così unirai l'utile al dilettevole. La buccia dell'arancia al tatto non sembrava carta da regalo. Ma c'era qualcosa di buono dentro. Forse quella buccia spessa era lì per tenere dentro gli schizzi.
La cipolla al tatto sembrava carta da regalo. Ma non aveva certo un buon odore. Meno male che il formaggio è ben incartato. Questi involucri sono tutti diversi, ma coprono tutti la stessa cosa. Gli odori forti. Ma non poteva essere la stessa ragione per cui un regalo viene incartato, giusto? George, per favore, mi sbucci una mela? Questo era molto meglio. La mela aveva un buon odore. George, appena hai finito, metti tutto dentro quella ciotola, ok? Voglio preparare qualcosa di speciale per il compleanno della professoressa Wiseman. Ah, George, potresti ritirarmi i pantaloni? Sono a riparare ai grandi magazzini. Non preoccuparti, non lo apriremo senza di te. Siediti pure, torno fra un attimo con i pantaloni. L'uomo dal cappello giallo con quella commissione aveva distratto completamente George dal fantastico... bellissimo regalo incartato. Niente da mangiare, niente da odorare, niente. Tutto questo era assolutamente un mistero. Perché incartare scatole vuote? Mi dia un parere sincero. Io sono molto orgoglioso di questa vetrina. Ma questa non è una semplice vetrina. È un racconto di vita. Resti di un compleanno. Geniale! È fantastico! Beh, io... veramente io... sì, grazie. George preparava la tavola mentre l'uomo dal cappello giallo preparava un incontro importante. Ah, l'aria di questo paese è proprio quello di cui ho bisogno. Già, ma prima di stasera il mio discorso di elogio alla professoressa Wiseman deve essere perfetto. E in più la sua straordinaria visione... la sua straordinaria visione delle cose che le permette di avere un completo, mastodontico, grande amore. Sì, d'accordo, mi fermo un attimo per fare colazione. Bene, frutta e uova sono l'ideale. Ospita! Queste credenze sono troppo piccole per noi. Forse dovremmo comprare meno cibo. L'idea di comprare meno cibo fece venire a George ancora più appetito. Beh, in ogni caso, dobbiamo fare colazione, giusto? Faccio un salto al supermercato. Magari puoi finire tu di scrivere il mio discorso mentre sto fuori. Oh.
Ciao, George. Do una mano a Jumpy a fare una provvista di noccioline. Sta mettendo da parte un po' di cibo. Gli scoiattoli nascondono le provviste sottoterra. E poi, quando ne hanno bisogno, le disotterrano e si preparano un bel pranzetto. George non immaginava che sottoterra si mantenesse fresco il cibo. E lui e l'uomo dal cappello giallo avevano bisogno di un posto dove tenere le cose da mangiare. Chissà quanta gratitudine gli avrebbe dimostrato per aver conservato il cibo. Giorgio, queste ciambelle sono incredibilmente squisite. George, questo pesce è qualcosa di veramente speciale. Molto bene, adesso facciamo colazione e poi torno a lavorare sul mio discorso. È finito il cibo. Oh. George, credo che ci sia un ladro di generi alimentari in giro. Ma chi ruberebbe mai della paprika? Gli avrebbe voluto spiegare che si era preso lui cura del cibo. Ma cos'è successo? Qualche animale ha rubato il cibo? La mia paprika! Perché qualcuno ha sotterrato la mia paprika? Il palazzo dove abitava George era un posto molto elegante e ordinato. Ed era per questo motivo che piaceva molto ad Andley. È già qui, ora sale a pulire la moquette. C'era chi entrava. E c'era chi usciva. L'ascensore arrivava. E qualcuno scendeva le scale. All'entrata del palazzo, il regno di Andley, era tutto perfettamente in ordine e pulito. Beh, quasi tutto. Non possiamo rientrare nel nostro appartamento finché la moquette non si è asciugata. Resta qui nell'atrio mentre io faccio le mie commissioni, d'accordo? Molto bene. Oh, nel caso ti venisse fame, ecco. Non ci metterò molto. Andley non voleva che George mangiasse una mela nell'atrio dove poteva sporcare. E George pensò che sarebbe stato meglio andare a mangiare la mela da un'altra parte. Andley non aveva mai oltrepassato quella porta prima di allora. Ma era sicuro che spingersi oltre quel limite andasse contro le regole.
Handley era convinto che George non sarebbe riuscita a entrare da lì. E così trovò una strada migliore. Circolare, forza, andiamo! E comunque c'era una cosa che Handley sapeva per certo. La strada che portava a casa era quella. O forse era quell'altra. Handley era davvero preoccupato. Il pensiero di quello che quella piccola scimmietta potesse combinare nell'atrio del palazzo lo mise in agitazione. Quando Handley trovò il suo palazzo, la situazione era anche peggio di quanto avesse immaginato. Ma ben presto Handley si rese conto che quella era completamente un'altra strada. E la cosa peggiore era che non aveva la più pallida idea di dove fosse. Divertente, una banana che guida una macchina. Ah, sono io! Sono orgoglioso di essere rappresentato in questa tua grande opera d'arte. Lo sai dove vanno appese le opere d'arte? Sul nostro frigorifero. Ora, per evitare che cada, ci serve una calamita. Vediamo un po', qui dentro dovrebbe essercene una. Oh! Questa è l'unica rimasta. Hai ragione. In effetti, non gli rende giustizia. D'accordo, allora ecco la missione di oggi, comprare una calamita perché tu possa appendere il tuo disegno. Attento a non attaccarti alla maniglia o la romperai. Già, allora sono due le missioni, calamita e maniglia nuova del frigorifero. Ciao, professoressa. Salve, ragazzi. Lo sai? Tu sei venuto nel posto sbagliato. Quello andrebbe esposto in una pinacoteca, George. Siamo venuti qui da te per comprare una calamita per attaccarlo al frigorifero. Senti, visto che sei qui, ti andrebbe di visitare il nuovo magnetorium? Oh, volentieri! Tu stavi parlando con George, vero? George aveva fretta di tornare a casa per appendere il suo disegno. Ma era anche incuriosito. Benvenuti al Magnetorium. Oh, il magnetismo mi ha sempre affascinato con la sua forza invisibile. George avrebbe passato anche tutta la giornata lì dentro, ma loro erano in missione. Oh, hai ragione. Torneremo un altro giorno a giocare con tutte queste cose. Ma prima di andarvene, provate a toccare con questo magnete il retro di quei modellini. E adesso prova invece a toccarli davanti. Vedi, non tutto è magnetico, soltanto certi metalli. George, guarda un po' qui.
Questo non è magnetico, vedi? Ora, per farlo diventare a sua volta magnetico, basta strofinarlo un pochino su una calamita, ma sempre nella stessa direzione. È straordinario, non è vero? Oh, stavo quasi per dimenticarmene. Che particolarità ha quel piatto? Nessuna. È la teglia della pizza che tu mi hai prestato, te la restituisco. Grazie. Giorgia aveva una gran fretta di tornare a casa per appendere il suo disegno. Ma prima decise di verificare cos'altro lì dentro fosse attirato dalla calamita. Lo scheletro del dinosauro? No. Forse quella statua di pietra. Ah ah. L'armatura medievale? Sì, moltissimo. George! L'ho presa. Ecco fatto, ora tirala via. George, attento! Qui cade tutto! George, credo sia arrivato il momento di restituire quella calamita. Il giorno cominciò con dei boom 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 che tutti sentirono in città. Ma solo uno fu così curioso da non poter fare a meno di andare a vedere cosa stesse succedendo. Wow, è veramente grande questo cantiere, George? Ecco come sarà il palazzo una volta finito. Oh! Il mio cappello! Qualcuno fermi! Il mio cappello! Quei contenitori avevano un aspetto interessante. Metallo all'esterno. Un buon panino all'interno. Ma con tutto quello che c'era da vedere al cantiere, George non voleva perdere tempo con i panini. I macchinari erano più divertenti quando facevano molto rumore. Ecco, ha sentito? Ora voglio sapere perché il mio palazzo scricchiola in questo modo. Io credo che il terreno sotto le fondamenta stia cedendo, ma non riesco a capire perché o dove. Io voglio che questo cantiere sia sicuro. Interrompa i lavori finché non avremo trovato il problema. George! George! Scendi subito, questo non è un parco giochi! Signore, è sua quella scimmia? Ah!
E questo è forse il suo gatto? No, ma ecco, io lo conosco questo gatto. Oh, che cosa hai combinato? Bene, allora offrirò io. La mattina seguente l'uomo dal cappello giallo stava facendo una costruzione tutta sua. Buongiorno, George. Oggi ti va bene il ciambellone per colazione? Allora ecco il ciambellone in arrivo. Oh, mi dispiace, George, ma è finita l'uvetta. Vuol dire che preparerò qualcos'altro. Certo, oppure potresti anche andare a comprarla giù al negozio. Ecco, questi sono $10. Quindi sta molto attento. George capì di colpo che mancava qualcosa. Non c'erano più i boom boom boom. Forse il cantiere aveva chiuso. Il palazzo era finito. L'uvetta avrebbe dovuto aspettare. Il palazzo non era finito. Ma oggi non lavorava nessuno al cantiere. Forse questa era la giornata giusta per dare un'occhiata in giro senza disturbare. Ora non avrebbe più potuto comprare l'uvetta. Giorgia avrebbe ricompensato Bussola con un po' di ciambellone per il suo aiuto. Es war ein perfekter Sommertag. Ein Tag, an dem man gern einen Fußball über die grüne Wiese kickt. Und genau das tat Coco auch. Hey, du wirst immer besser, Coco. Das Üben zahlt sich aus. Na klar, wenn man etwas wirklich gut können will, braucht man viel Training. Oh, du musst dich auf den Weg machen. Du passt doch heute auf Sharky auf, stimmt's? Wenn er doch nur beides könnte, auf einen Hund aufpassen und Kicken üben. Hallo Coco, danke, dass du das für mich tust. Ich bin beim Friseur, es dauert nur eine Stunde. Ich würde Chucky mitnehmen, aber manche Leute reagieren allergisch auf Hunde. Du kannst natürlich auch mit ihm zu mir nach Hause gehen. Oder ihr bleibt draußen und geht in den Park. Chucky liebt den Park. Also gut, viel Spaß, ihr beiden. Oh, Betsy und Steve haben gesagt, dass Chucky ihnen schon zweimal entwischt ist. Bitte behalte ihn gut im Auge. Also dann! Wenn Sharky sich so leicht von alleine losmachen konnte, würde Coco heute gar nicht mehr zu seinem Fußballtraining kommen. Es sei denn, er trainierte hier. Er war zwar nicht im Park, aber in Sicherheit. Und was am besten war, er hatte ein richtiges Fußballtor.
Manche Hunde begreifen einfach nicht den Unterschied zwischen Spiel und Training. Aber hinter Chucky herzurennen hatte auch seine Vorteile. So, jetzt war der Ausreißer endgültig in Sicherheit. Una delle cose che Giorgia preferiva quando era in campagna era guidare i suoi trenini. Pronto? Oh, ciao, Bill. Il raduno degli appassionati di aquiloni è finito. Tornerò a casa con il treno numero 7. Va bene. A che ora arriverà il tuo treno in stazione? L'arrivo del numero 7 è previsto per le 3 in punto. D'accordo, allora ti aspetto. Ciao, ciao. George, che cosa ne dici? Ti andrebbe di venire insieme a me alla stazione a prendere Bill? No, è troppo presto per uscire. Il suo treno arriva fra 2 ore. Ti mostro come funziona. Questo è il treno che prenderà Bill. Questi siamo io e te. Quindi, una volta alla stazione ferroviaria, dovremo aspettare fino alle 3 perché il treno di Bill arrivi da lì a qui. E va bene. Possiamo andare alla stazione un po' prima per vedere come funziona. Fu emozionante. George non era mai stato in una vera stazione ferroviaria. Ehi, voi due, che ci fate qua? Volete fare una gita? Io consiglio sempre di viaggiare per nave. Non dobbiamo partire. George vuole vedere come funzionano i treni. Bene. Allora ti piacerebbe vedere il centro nevralgico della stazione ferroviaria? Siamo autorizzati a entrare? Ma certo! Mio fratello è il capo stazione. Gli stavo portando il pranzo. Ciao, Flint. Ehi, Clint! Ti presento i miei amici, George e... L'uomo dal cappello giallo, salve! Quando sei in giro per la città ti vedo da qui sopra, per via di quel grosso... cappello giallo che spicca su tutto il resto. Già, questa piccola scimmietta vorrebbe vedere come funzionano davvero i treni. Bene, bene, io sono il capo stazione. Da qui vedo tutti i treni che stanno viaggiando sui binari. È importante per me seguire ogni treno affinché tutti siano in orario. Per esempio, vedi quello? Il treno numero 1 dovrebbe arrivare qui per primo. Il numero 2 per secondo, il 3 terzo. È semplice. Esattamente. Io devo sempre tenere il numero 1 davanti al numero 2. Numero 2, ti sposterò sulla sinistra, così il numero 1 potrà passare. D'accordo, capostazione! Devo scambiare i binari per farlo passare avanti. George vide esattamente come funzionavano le cose. È il momento che il numero 1 entra in stazione.
Guarda qua, ora seguimi. Ed ecco il numero uno in perfetto orario. Ora ne sai abbastanza per dirigere da solo. Pausa pranzo. No, grazie. Per le grandi ferrovie del nord volevi fregarmi, Clint? A Maina le vele, Flint. Che cosa ti prende? Il tuo è più grande. Il mio è tutto piccolo alle estremità, come qualcosa con delle piccole estremità. Beh, possiamo tagliarlo in due e dividerci le due metà. Così ti dimostrerò che ti stavi sbagliando e che non volevo fregare nessuno. Tu farai da giudice, così saremo sicuri. Scusate, ma non dovrebbe rimanere qualcuno qui sopra? Non c'è problema, io mi riposo sempre un po' a pranzo. Se succede qualcosa di inusuale, suonerà quel campanello d'allarme. George può restare da solo, non può fare alcun danno. Allora, mi raccomando, fa la brava scimmietta. Era una giornata perfetta per passeggiare in città e George si stava chiedendo: i numeri degli edifici diventano sempre più grandi, ma non si fermano mai? E questo era esattamente ciò che voleva scoprire. Finché la sua curiosità venne attirata da un suono. George, vuoi giocare anche tu? 23. Quando verrà il mio turno, Steve? Quando io sbaglio, anzi se sbaglio. Allora, dove ero rimasto? Ah, sì, 23. Sto per migliorare il record, 24 canestri consecutivi. Ecco, adesso tocca a te, Betsy. Tieni, prova tu, George. Forse puoi battere il record di Steve. Siamo solo a uno. Devi farne altri 23 per battermi. George era sicuro di poter arrivare a 24, 34, forse anche 104. Oh no, aspetta, fermati! La nostra palla! Ah, e adesso? Che cosa ne dici del mini golf? Non hai mai giocato? È bellissimo! C'è un castello, un grande mulino a vento. Ti faccio vedere come si gioca. Io sono molto bravo. Per il punteggio devi contare quanti colpi fai prima che la pallina entri in buca. George aveva un obiettivo: giocare a mini golf meglio che a basket. Alla fine della prima buca, George credeva di essere bravissimo a questo gioco. Un po' più dolcemente. Alla buca numero 1 io ho fatto 5, Betsy 8 e George 27. George non aveva fatto 23 canestri come Steve, ma aveva già il più alto punteggio a minigolf. Questa buca Betsy ha fatto 4 e io 3. Se ora la mandi dentro farei 9. 9? George voleva raggiungere un punteggio più alto, ma era difficile non imbucarla da così vicino.
Sono 10. Riprova. 11. 12. 13. 14. Hai colpito di nuovo la pala. Siamo a 20. Fare un punteggio alto a golf era facile. George era nato per il mini golf. Steve aveva calcolato i punteggi totali. Io ho fatto 35. È il mio nuovo record come miglior punteggio. Betsy ha fatto 58. E George 257. Nelle giornate molto calde, Handley era particolarmente orgoglioso di essere un bassotto. Sicuramente era molto più dignitoso dell'essere un umano stremato e sudaticcio. Già tornato dalla maratona? E ha vinto un trofeo! 17° posto! Bravo, congratulazioni! Ora resta immobile e premi il pulsante. Credo che lo metterò qui, vicino a quello di corsa con le mucche. Quando pulisci i trofei, ti tornano in mente le cose che hai fatto. Quello è per aver cartografato quella che chiamano la montagna del cappello giallo. Un giorno ne vincerai uno anche tu. Un trofeo è un premio per aver fatto bene qualcosa. Per esempio, per la scimmietta più brava e simpatica. Giorgio non credeva che gli avrebbero mai assegnato un trofeo del genere. Ma prima o poi chissà. Oh, che si vede il mio piccolo George! Oggi è una giornataccia, il mio aiuto cuoco è malato e... Non è che ti andrebbe di... Abbiamo finito, mio piccolo George! E grazie al tuo aiuto abbiamo fatto prestissimo! Guarda qua il mio nuovo dessert! L'ho chiamato gelato polpetta! È tutto tuo, piccolo George! Consideralo un premio per la scimmia più laboriosa e il mio ringraziamento per l'ottimo lavoro che hai svolto! Quel blocco di gelato era il primo trofeo di George. Un trofeo è un premio per aver fatto bene qualcosa. Aveva fatto quel dispetto. Era crudele sciogliere un premio per la scimmia più laboriosa. George, ma cosa hai combinato? Hai lasciato il gelato polpetta proprio qui sotto il sole. Da qua mi inventerò qualcosa per non mandarlo sprecato. Puoi prendere questo, ma stavolta non lasciarlo sotto il sole, eh?
Adesso George sapeva che doveva tenere il suo trofeo lontano dal sole. Ci fai assaggiare un pezzettino di quel bel gelato?